Amici miei scalcolori, vi siete mai domandati che caratteristiche debba avere il tiro libero perfetto? Allenamento, tanto allenamento, ma non solo. Negli anni 90 due ingegneri aerospaziali della North Carolina State University, Silverman e Cho, incominciarono a elaborare un software per esaminare milioni di traiettorie dei palloni da basket per capire come tirare senza sbagliare mai. Il tiro libero infatti è uno dei pochi movimenti del basket in cui le variabili esterne e le interferenze sono minime. C'è soltanto il giocatore, il canestro alla stessa distanza e nessuna difesa. Certo c'è il pubblico, la tensione, ma non esiste un'altra situazione più replicabile e riproducibile. Nelle partite punto a punto, un tiro libero segnato o sbagliato fa la differenza fra una partita vinta e una persa. Di tabella. È per questo che i giocatori di pallacanestro si allenano così tanto ai tiri liberi, per avere un movimento sempre replicabile e riproducibile in partita. Si tende a ricevere il pallone sempre nello stesso modo, posizionare i piedi sempre nella stessa maniera e minare a canestro sempre nello stesso modo. I migliori giocatori di basket professionista segnano i tiri liberi con una percentuale del 90%. Tabella dichiarata. Silverman e Cho riuscirono a studiare la traiettoria migliore per il rilascio del pallone dal canestro alla linea del tiro libero, che sono 4,225 metri. Preso in considerazione l'angolo di rilascio del pallone, la forza e la rotazione della palla. Il fenomeno fisico che sta alla base della traiettoria di un tiro libero è la forza di gravità, infatti. La forza di gravità modifica ogni secondo la velocità verticale del pallone e riconferisce la tipica traiettoria parabolica. Un giocatore può influenzare la traiettoria del pallone tramite la velocità che imprime la palla e l'angolo di rilascio. Queste due variabili vanno bilanciate, infatti tutti i giocatori di pallacanestro rilasciano il pallone alla stessa velocità iniziale, che è quella di 7 metri al secondo. Mentre l'angolo di tiro varia dai 50 ai 60 gradi, con le variazioni che dipendono dall'altezza dei giocatori. Secondo lo studio, ipotizzando il rilascio del pallone a un'altezza di 2,15 m, il pallone lo porto sopra la testa, l'angolo ideale secondo Silverman e Cho è quello di 52 gradi. I due ingegneri hanno ipotizzato che il vertice più alto della parabola deve essere uguale all'altezza del tabellone. Più difficile invece calcolare la migliore velocità del rilascio. In questo caso ci sono tanti fattori che determinano la performance, sicuramente la stanchezza, l'angolo con cui pieghiamo le ginocchia e la capacità di adattare lo sforzo fisico alla stanchezza del momento. La buona riuscita di un tiro libero quindi non dipende soltanto dalle variabili della velocità iniziale e dell'angolo di rilascio. Dobbiamo infatti calcolare che la presenza dell'aria ha tre effetti sulla traiettoria. Il primo effetto è dovuto alla forza di galleggiamento o forza di Archimede. La differenza di pressione dell'aria tra sopra e sotto il pallone permette a quest'ultimo di galleggiare leggermente e quindi di sentire meno gravità. Il secondo effetto è dovuto alla forza di attrito dell'aria che oppone resistenza e ne rallenta il movimento. L'ultimo effetto è la rotazione che i giocatori imprimono al pallone. Questo, insieme all'attrito dell'aria, devia la traiettoria del pallone verso l'alto, con l'effetto conosciuto come effetto Magnus, che altro non è che il fenomeno fisico responsabile della variazione di un corpo rotante in un fluido in movimento. Vabbè, ma questo si sapeva. La prima conclusione a cui giunsero Silverman e Cho è che la rotazione perfetta deve essere di 3 Hz. Dal momento che il pallone impiega un secondo a raggiungere il ferro, i giri ideali devono essere 3. Più giri dati al pallone sono controproducenti.
Un'altra conclusione a cui giunsero gli studiosi è di mirare al secondo ferro, è più indulgente. La conclusione a cui sono giunto io alla fine di questo studio è che tirate come vi pare, basta che segnate, sempre di tabella.